Gli anni scorsi, in questa parte del sentiero, la neve arrivava all'altezza della vita. Adesso splende il sole, è il tempo del cambiamento. Questa è la Val Ganna. Potete osservare tutta la Valle Ganna. Ho messo la telecamera sopra i funghi. Naturalmente si è attaccata. I funghi della Val Ganna, questi non sono commestibili, sono duri, duri come dura la Val Ganna. E qui abbiamo la Val Ganna col lago, l'abitato di Ganna in basso con il lago di Ganna, più in alto sopra la montagna il monte Mondonico, appunto, con l'abitato di Mondonico. E noi saliremo su questi monti proprio adesso. Ulsas di Ladar. E tutto il bosco. Col nostro sentiero. Ventisette dicembre 2015, da Gennaro Gelmini, Val Ganna, Varese. È sbocciato un fiore a 700 metri d'altitudine. Naturalmente lo lasciamo qua. È sbocciato il 27 dicembre 2015 in Val Ganna, sulle Alpi. Siamo sulle Alpi. 27 dicembre 2015 è sbocciato un fiore. Un altro fiore, 27 dicembre 2015. La foresta e il fiore. Fiori, 27 dicembre 2015. Fiori dappertutto, tra le foglie secche, al Sas di Ladar. Una pianta è già germogliata, 27 dicembre 2015. Faggio bellissimo. Vi mostro adesso l'ultima parte della scalata per arrivare al rifugio.
Eccomi. Ciao. Bivacco, perché non c'è servizio, quindi lo chiamano bivacco, rifugio bivacco. Beh, Lorenzo Braggini Luigi, metri 640, a 640 metri sul livello del mare non piove, cioè non nevica, a 640 metri sul livello del mare non nevica. Prendo il sole e divento tutto rosso. I movimenti facciali. I movimenti facciali possono essere impercettibili. Questa è una cosa che appunto si può evidenziare negli addotti. Dei movimenti facciali che si notano pochissimo perché praticamente essendo che le creature extraterrestri hanno meno movimenti facciali, chi ha meno movimenti facciali è visto bene. Allora, abbiamo uno scritto da poter leggere all'incontrario. Leggerò qualche pezzo. In questa direzione possiamo osservare sulla destra un albero divorato da insetti, il cui tronco tuttavia resiste ancora. Nel sottobosco di felci ci sono pietre confinanti riportanti sigle AP. Superato un dislivello ci si presenta una doppia indicazione per la volpinazza. Queste sono tutte cose, per esempio, dei boschi, così. Arrivati al fontanin della zeppa, leggiamo la raccomandazione di non rovesciare i recipienti e non togliere le pietre che vi sono dentro. Servono... per abbeverare, beh. Ecco, sì, beh. Comunque, si può leggere anche all'incontrario. Ok, vabbè. È così. Naturalmente... Beh, i muscoli per le mani, ok. La lingua ha possibilità di girarla, la possibilità di piegarla, ok. Nel Medioevo addirittura toccavano la lingua per verificare se appunto ci fosse stregoni, streghe. In realtà si era addotti. E poi, quindi, noi evidentemente riusciamo a muovere meno i muscoli facciali perché muoviamo di più la lingua. Ok? E quindi meno movimenti facciali perché c'è più movimento della lingua. La lingua comanda. Settembre. Settembre 2015 poteva essere un momento di preparazione a quello che adesso stiamo vedendo. Siamo il 27 dicembre 2015 e c'è il sole, incredibile. Qua è una zona, un bel posticino. C'è il sole, ma com'è possibile che c'è il sole? Apriamo la finestra, c'è il sole, ci sono i monti senza assolutamente nessuna neve.
Guardiamo anche di là. Di qua è la stessa cosa. Proviamo ad aprire qua. Le montagne senza nessunissima neve. Senza neve. Vabbè, dai, il lavandino lo lavo io. È evidente il cambiamento climatico. Dicembre 2015 e splende il sole. Fa caldo, sbocciano i primi fiori, le prime gemme si aprono. È evidente che oltre al sole c'è qualcosa. Una seconda stella, il sistema solare è un sistema binario, la seconda stella chiamata Nibiru, noto anche come pianeta Nibiru, che dà ormai i suoi effetti sul pianeta Terra. Perché fa un grande caldo. Notiamo. C'è il sole. Aprite le finestre, è primavera, 27 dicembre 2015. E più giù, se non cadete in qualche buco, c'è addirittura il forno del pane. Utilizzati e utilizzabili. Fiori. Panchina con fiori.